Dunque, Idea Art Futuring Alessandro Alexander Kokocinski, come lo si voglia chiamare, perché abbiamo di fronte un artista che vi sto per presentare, un artista ibrido e eclettico, ibrido per formazione culturale e origine, perché si tratta di un artista di origini polacco-russe, cresciuto in America Latina, ma per adozione italiano. Eclettico perché si è dedicato a tantissime arti, pittore, scultore, scenografo e tutte queste arti le percepiamo, le percepirete man mano che vedrete scorrere il video, scorrere le immagini delle sue opere perché sono frutto queste opere di una vera e propria contaminazione continua. Alcune soprattutto tra pittura e scultura è quello che colpisce di primo acchito, però sicuramente c'è una forte influenza da parte del teatro, della scenografia teatrale. Perché ho deciso di riproporre Alejandro Kokocinski su questo nuovo canale? Perché io in origine, per chi mi segue già sulla mia pagina Lidia Musso, avevo già parlato nel 2019, mi sembra fosse, di questo artista Alejandro Kokocinski. All'epoca avevamo realizzato un video a quattro mani con questa mia amica di Roma, Imma, che è amica di famiglia della famiglia Kokocinski. E in occasione dell'apertura del suo ultimo atelier in Toscania, aveva visitato l'atelier, realizzato dei video, avevamo unito le forze, avevamo realizzato questa presentazione di Alejandro Kokocinski a quattro mani, in cui era presente sia una presentazione dell'artista, sia una sorta di visita virtuale al suo atelier, sia una serie anche di spezzoni di interviste rilasciate a Alejandro Kokocinski. Parte di questo video lo ritroverete, però io sto cercando anche di aggiornarlo e di mettere dei contenuti aggiuntivi. In particolare, perché ho deciso di riproporvelo? Perché per chi si trova nel Lazio può andare a visitare una mostra in cui sono presenti le sue opere, è un po' una rarità perché non è un artista conosciuto, però vi posso assicurare che è un artista molto interessante. Alessandro Kokocinski è in mostra in questo momento, e tra l'altro sono in mostra anche le opere della figlia Maya Kokocinski, alla mostra Oniricon, in cui espone tra l'altro un artista che io stimo molto e seguo, Adriano Segarelli. Palazzo Rospigliosi ha inaugurato il giorno 15 ottobre, 16 ottobre, pardon, e mi sembra che sia visitabile fino al 14 novembre. Comunque alla fine del video vi metterò la locandina. Che cos'altro c'è da dire su Alejandro Kokocinski? È un ibrido, un eclettico, è un nomade perché nasce a Recanati e fin da subito comincia la sua vita nomadica, perché i genitori si trasferiscono prima in America Latina e lì cominciano appunto a girovagare per i vari paesi. Alejandro Kokocinski farà esperienza delle varie culture, soprattutto quelle indigene. Per tanto tempo non si approccerà alla scrittura, verrà cresciuto con diciamo, la trasmissione delle varie culture, avverrà in forma orale. E Alejandro Kokocinski racconta egli stesso che prendeva appunti non scrivendo, ma attraverso i linguaggi visivi, attraverso la grafica, disegnando. In Argentina lavora come aiuto all'interno di un circo, poi studierà, passerà comunque da lì al teatro, studierà scenografia e piano piano, diciamo che dall'America Latina ritorna per vie traverse in Italia, poi leggerete più nel dettaglio nella biografia. E in particolare riesce a entrare in contatto con gli ambienti artistici romani ed è proprio a Roma che deciderà a un certo punto di stabilirsi. Vi lascio al video. Noi siamo usciti dalla foresta Chaqueña, che è una provincia a 2000 chilometri o più, credo, da Buenos Aires, dove si viveva con un gruppo di aborigeni della zona che erano indigeni guaraní, e
La mia lingua era sia il guaraní e il ruso, ovviamente di grande contraddizione. Emigrando verso il sud, verso Buenos Aires, ci siamo trovati in situazioni molto precarie. In quel momento lì la povertà era veramente estrema, le condizioni di vita durissime, e in più eravamo emigranti, e in più non parlavamo la lingua, e io come bambino ovviamente ne soffrivo molto e sono entrato in conflitto con il mondo. Per fortuna un giorno abbiamo visto insieme ai miei genitori un circo. Piccolo circo uruguaiano, ovviamente sono rimasto affascinato da quel mondo lì. I miei genitori hanno deciso, con grande sacrificio, ma con un grande atto d'amore ed un'intelligente sensibilità, di darmi al circo perché lì si ricreava quel mondo che si viveva nella foresta, il micromondo, perché il circo vive all'interno, non ha contatti con il mondo esterno. E nel bene e nel male si convive e sei protetto. Sono entrato nel circo come un ragazzo di bottega, dove si facevano tutti i mestieri del più umile, cercando di crescere. E il cavallo è un animale che sempre mi ha affascinato moltissimo, di cui sono stato attratto e alla fine sono riuscito a coinvolgermi così tanto che non si sapeva dove finivo io, dove cominciava il cavallo con cui facevamo i giochi equestri nel circo. Un artista in fuga, Kukuczynski, che per sfuggire alla dittatura dell'Argentina si rifugia in Cile, dove comincia la sua attività di grafico. Proprio a Santiago del Cile, infatti, sono conservate le sue prime opere grafiche, opere con un profondo contenuto politico, impregnate quindi di questo suo attivismo che caratterizzerà un po' tutta la sua opera, perché comunque Kukuczynski conserverà l'idea che l'arte deve comunque essere permeata di un contenuto umano forte, a differenza di altri artisti che considerano l'arte come uno strumento di astrazione, di magari espressione solo di valori estetici. No, Kokocinski appunto afferma che per lui l'arte è tale, per lui ha un significato solo se è portatrice di un contenuto, di un messaggio forte. E oggi in compagnia di Imma andiamo a scoprire il suo ultimo laboratorio, il suo ultimo laboratorio in Toscana, dove si trasferisce nel 2003 in una chiesa sconsacrata, che come lui stesso afferma viene consacrata all'arte e che rappresenterà appunto il suo ultimo rifugio. Ciao Lidia, allora mi trovo a Toscania, come puoi vedere questa è la porta e adesso sto per andare alla mostra di Alejandro Kokocinski che sarà aperta alle 2:30. Questa è l'entrata dello studio di Alessandro Kokocinski. Ecco il bellissimo studio che era una chiesa di San Biagio. Questa è la prima sala, molto grande. E queste sono alcune delle sue opere che sono esposte qui in questo momento. Ecco, Alessandro Kokocinski è stato un artista molto completo, dalle opere molto intense, e negli ultimi anni della sua vita ha anche lavorato con i rilievi e quindi ha creato queste opere che escono dal quadro, che escono dal contesto solo pittorico, con tantissimi personaggi simbolici di tantissimi generi. Abbiamo qui un'altra opera in piedi, un'opera appesa, così in forma orizzontale, perché tra l'altro molte delle sue opere sono, diciamo così, mi dà l'idea di essere quasi di vedere una certa leggerezza, quasi aerea, no? Ecco, e c'è tutta l'intensità, questo bellissimo, bellissimo Gesù Cristo con la croce che si intravede, con questo bellissimo raggio di sole, messo, diciamo così, obliquo. Eccolo, quindi una sua interpretazione molto sentita. Ecco, così si può vedere bene. Ecco qua, queste sono alcune delle opere che in questo momento si trovano nello studio, che sono ovviamente state esposte nel tempo
ad alcune mostre anche a Palazzo Cipolla, Piazza Venezia, altre all'estero. Ecco, qui c'è un'altra opera. Adesso sta arrivando una luce meravigliosa, perché questo studio aveva anche questa particolarità. Ha questa particolarità di renderlo molto luminoso, comunque di cambiare la luce. Ecco, questa è un'altra opera dove c'è un'espressione molto, molto forte e si può notare tutta la intensità, diciamo, della parte artistica di Alessandro. Poi c'è un'altra sala, perché Kokoschinsky ha vissuto una vita molto molto intensa e è anche stato un uomo molto libero nelle scelte, nelle sue espressioni, diciamo, anche pittorico-artistiche. Ecco qua. Qui abbiamo un quadro pittorico, perché appunto lui proviene anche dalla pittura, e adesso andremo nella... Ecco, ci troviamo nell'altra sala, bellissima anche la cappella, questo è stato il suo studio, e qui ritroviamo un connubio tra la forza, la semplicità e la drammaticità di Kokoschinsky. Sicuramente oggi più che mai la tragedia è un elemento così terribile, soprattutto, che mi tormenta moltissimo, perché la realtà supera la fantasia e dunque mi trovo molto anche in imbarazzo esprimermi con la fantasia, perché non c'è già un limite fra l'aspetto, diciamo, ludico della vita e la drammaticità che noi stiamo vivendo. Il sogno è l'utopia e continuo a credere, ho una fede anche se un po' pessimista, e credo che il sogno è l'unico elemento che può liberare l'uomo.